Un originale insegna anche a fidarsi dell'originalità, appunto, rispetto alla copia. E anche quando si parla di notazione musicale. Quindi, non a caso, nella musica antica si preferisce lavorare su fotocopie anastatiche, diciamo così, dei testi antichi, originali, che siano autografi, che siano stampe, stampe che, ripeto, portano la loro notazione originale, che per quanto oggi si tenda anche a lavorare sui cosiddetti urtext, quindi teoricamente delle riproposizioni con notazione moderna, però esattamente di quello che è scritto sull'originale, ecco, per quanto si cerchi di essere fedeli in questi urtext, qualcosa sfugge sempre, perché la notazione originale è di per sé un dato fondamentale per l'interpretazione. Per esempio, proprio nel finale della Ciaccona di Purcell è molto interessante la variazione della notazione musicale nel finale fra il primo e il secondo flauto, che, come abbiamo detto, sono in canone, quindi di fatto eseguono esattamente la stessa melodia, potremmo dire. Ecco, cosa succede però? Primo flauto. Allora, il primo flauto, dopo le note puntate, arriva a una quartina di crome che vengono legate tutte insieme. Siamo sostanzialmente qui. Queste sono quattro crome legate insieme e nella battuta successiva altre quattro sempre legate insieme. Quindi, effetto in égalité, perché fanno un unico gruppo per conto loro, e attenzione che però dopo, nella terza battuta, ancora quattro note, quattro crome, stavolta legate a due a due. Cosa è successo? Se andiamo sotto, secondo flauto, abbiamo e fin qui è tutto uguale come nel primo, anzi ancora tre crome saranno uguali perché avremo. Ecco, e adesso iniziano le quartine di cui parlavamo prima nel primo flauto, ma stavolta nel secondo sono già divise 2 a 2. Perché? Perché adesso qui non serve più l'inegalità. Mentre prima per il primo flauto che sta viaggiando su la struttura puntata, l'inegalità rientra perfettamente in tutto, in qualche modo, lo stile che ha tenuto fin qui la Ciaccona. Adesso ci avviciniamo alla fine, e alla fine il primo flauto avrà tipicamente 2 battute in più e in quelle due battute ci sarà un passaggio puntato, scritto puntato, quindi qui non è più in égalité, è fortemente ritmicamente puntato questo passaggio, e sotto, per contrasto, è finita l'inégalité. Per intenderci, il secondo flauto farà. Vedete che, per ripeterlo
riprendere il discorso del primo flauto, quando vi dicevo che l'ultima quartina della sequenza anche lì è staccata a 2 a 2, perché è sulla prima quartina staccata del secondo flauto. Quindi vedete che banalmente una cosa come questa, che probabilmente sfuggirebbe inosservata, soprattutto su uno spartito moderno dove potrei quasi giurare metteranno quelle quartine tutte legate, ovviamente si perde, e quindi si perde il problema interpretativo. Se prima le lega, perché le lega, intendo, con un'unica barra al posto delle codine, perché dopo non le lega? Una ragione, come vedete, c'è.